Buongiorno! Sono tornata in Italia. Qui c'è Simone, qui c'è Kira. Si evince da questo. Si evince da cosa? Si evince da questo. È italiano. Cosa? Evince, è italiano. Sì. Cosa c'entra? Si evince che sei tornata perché ci siamo io e Kira, quello sto dicendo. Perché magari poteva essere che eri venuto su te, no, stavano pensando loro. Volevo provare a farti passare che mi avevi fatto una sorpresa. Oh, proprio non me ne dà vinta una, eh. Io santo. Siamo in viaggio per Milano. Perché andiamo a fare Capodanno a Milano. Abbiamo trovato un bel alberghetto vicino al Naviglio Grande. Sì, perché siamo proprio su il Naviglio Grande. Vicino al Naviglio Grande. Anche bellino, dalle foto che abbiamo visto su Booking era bellino. Vediamo, sì, non fate caso alle piaghe che ho sul viso. Sono vicina a quel periodo, quindi mi sto riempiendo di brufoli e bollicini. C'è Kira che è. Non riesce a credere che sia tornata. Amore mio, dolcissima, guardate come si mette. Poi mi sono comprata questo giacchettino qui quando ero su, da New Yorker. L'ho visto, me lo sono provato, mi stava da Dio, me ne sono innamorata, l'ho comprato subito. E non l'ho pagato neanche tanto, perché fate conto, a prezzo pieno costava 59,95 euro. E io con i saldi, perché su Indestore ci sono già i saldi, io l'ho pagato 19,95 euro. Con il pelo, ovviamente, pelliccia finta, perché io avorro le pellicce vere. Proprio non le posso vedere io le pellicce vere. Quindi niente, ora andiamo a Milano. Anzi, fra pochino mi sa che io l'ho fatta colazione. L'abbiamo fatta tutte e due colazione. Però lui l'ha fatta alle 5 e mezzo, io l'ho fatta alle 6 e mezzo. Infatti ora ci fermiamo all'autogrill. Così facciamo colazione e facciamo fare i bisognini anche a Kira, perché vedrai è un po'. Li deve fare. Più che altro deve fare la pipina. Vero, no. Deve fare tutto. Puzzolona! La mia puzzolona. Bene, finalmente le posso smandrugiare di nuovo le orecchie. Siamo arrivati in albergo. È molto carino, è un amore, c'è un giardino stupendo. L'albergo si chiama Ca Bianca e è sul Naviglio, praticamente proprio di fronte al Naviglio. Io purtroppo ho la finestra che mi dà proprio sul cortile, quindi però un pezzettino di Naviglio si vede. E adesso vi faccio fare un piccolo tour della camera, anche perché la camera è piccolina e quindi vi faccio vedere un po' com'è la camera. Vabbè, qui metti fuoco. Qui ovviamente c'è un ingresso, di qua... No, ho sbagliato luce. Ok, di qua c'è un bagno con doccia e tutto come deve essere. Lì c'è il phon. Ciao. Un po', sì, appunto, tutto come deve essere. Un bagno canonico. Qui c'è un piccolo armadio, una pendiabile, un Simone, una Kira che è impazzita. Cioè, guardatela qui, è impazzita. È impazzita! Qui ovviamente c'è il letto, il comodino di là. Qui c'è una sedia, e questa è una scrivania, la mia borsa, televisore, computer che ho messo in carica. E qui c'è una finestra, dove appunto c'è da sul cortile, una finestrella su un cortiletto, e lì si vede il Naviglio. Io ora ho chiesto un favore a Simo di stare tipo almeno un'oretta in camera, perché io sono partita ieri sera alle 9:20 da Tallinn e sono arrivata a Bergamo alle 11:30. Quindi poi dormire in aeroporto sulle poltroncine di ferro non è proprio il massimo della comodità. Quindi ho bisogno un attimo di stare sul morbido e poi dopo forse andiamo a fare un giretto per Milano a vedere un po' com'è la città. Sedermi in camera. Eh? Sta in camera. No. Cosa vuoi? Se chi rabbaia io l'ammazzo. Spogliala. Sì. Tanto un'oretta stiamo qui in camera. E anche la mia, voglio che ci sei. Sì.
Sì, c'ho le scarpe dentro io, amore mio. Così queste le metto un po' sulla finestra. Ricambi? Sì. Cioè, me le cambio, le faccio prendere aria. Ci vediamo dopo. Siamo sul tram, sul 2, stiamo andando a Duomo. Dobbiamo vedere subito il Si sta Duomo. andando a Domo. Si sta andando in Duomo, sì. Quanto sarò a casa? Non posso dire come cosa perché ci sono anche delle minorenni che mi guardano. Quanto sono figure? Sì, figura di M. Sì. Di me. Sto caos. Quasi quasi già che ci siamo cerchiamo anche un ristorantino dove mangiare. Perché io come Qualcosa di un pochino più anche un oltre. ristorantino, sì, ho Ma anche io sto stasera di paninazzi. Paninazzi di quelli anche un po' ignoranti, come si dice noi, eh? Bel paninazzo ignorantozzo. Oh mia bella Madonnina, chi te brille dell'untà, mia donna. tutta donna, tutta d'ora e piccinina, ti te domine Milà. Siamo arrivati in piazza al Duomo. Sì, mi sono dovuta tirare sul giacchetto perché ho freddo. Io ho freddo. Adesso ci facciamo un giro sotto le logge, che ci devono essere tanti bei negozi, e poi andiamo a farci un giro anche dentro la galleria Vittorio Emanuele, che anche lì so che ci sono dei negozi bellissimi. Cioè, ma l'imponenza di quest'albero di Natale. Cioè, Ciao, my l'imponenza di friend. quest'albero di Natale. No, tu devi fare l'idea più capo, se vuoi dire. Wow, un albero intero di Swarovski, un albero di Natale di Swarovski. Cioè, stupendo. Bellissimo. No, guarda calze, amore. Sì, forse quelle volate ad Sì. inverno. Wow. Effettivamente, quando entri in Galleria Vittorio Emanuele, ti rendi conto di quanto sei effettivamente povero rispetto ai negozi. Cioè, qui c'è Brix, di là c'è Gucci, Prada, Louis Vuitton. Cioè, ti rendi conto di quanto sei effettivamente povero? È una cosa orribile. Siamo davanti al Teatro della Scala. Mi piacerebbe anche andare in via Monte Napoleone, però lì davvero, in via Monte Napoleone mi sentirei davvero povera. Stiamo tornando verso Piazza del Duomo, stiamo tornando verso il Duomo, verso il centro, sì, diciamo, perché stiamo seriamente morendo di fame. Ora cominciamo davvero ad averci un po' di famina, se seria. Quindi vediamo se troviamo anche da mangiare un panino così al Sì, volo. ora per pranzo sì, un tranche di pizza, un panino. Panino, un traccio di pizza, qualcosa. E poi magari stasera ci scegliamo un ristorantino più carino. Non posso non entrare, non posso non entrare, devo entrare, devo entrare. Quando entri da NYX, ma sei stata brava perché hai solo fatto gli swatch, non hai comprato niente. Ranzetto time, lasagna, arancino. Simo, te? Cosa hai preso te? Pizza e arancino come te. Arancino come te. Com'è sta pizza? La Metti a fuoco, pizza buona, eh? al Buona? salame. Salame, piccante, pizzica. No, a parte non è tanto piccante. Buon appetito. Appetito. Abbiamo mangiato anche abbastanza discretamente. L'unica pecca di quel posto è che è caro. Caspita, se è caro. Penso, qui siamo un po' tutto a casa. Sì, infatti, lo penso anch'io. Oh mio Dio. No. Se no non ci esco più, è meglio di no. Cioè, c'è questo Però negozio. sembra caro.
È tutto cioccolato. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Kira! Kira! Oh mio Dio! Altro? E qui c'è il salato. Questa con domani? Cioè la cosa di più vistoso. Qualcosa di più vistoso? Qualcosa di più vistoso. Questa? No, vabbè. Cosa che... Vabbè, un po' di mistero. Che significa? Però questa è bellissima. È bellissima questa, amore, per carnevale questa è stupenda. Se no anche queste. Questa è l'ultimo dell'anno. Ah, ma più vistoso di così? Poi dall'ultimo dell'anno, perché scusami, solo per l'ultimo dell'anno lo deve essere vistoso? Ti ho parlato di qualcosa dell'ultimo dell'anno, per domani hai detto. Appunto, consigliami, queste sono... Guarda queste sono bellissime. Dai, questo c'è le conchiglie. No, cioè guarda, c'è le rose, le pietre, sono tutte sberluccicose. No. Dai. No. Cattivo. Quante possibilità ci sono di comprare una borsa credendola a prezzo pieno invece di pagarla solo 10 euro? Cioè, mi è successo ora da H&M. Ho preso una borsa con le frange, questa qui che l'ho messa su questa. A prezzo pieno io non avevo visto che c'era il cartellino, cioè non c'era proprio il cartellino con lo sconto. E ho detto vabbè, 24,90€, cioè dai, bella, una bella borsa, ci può anche stare. Vado alla cassa, 10€. Io sono stata zitta perché magari volevo vedere se si accorgeva da sola dello, se era uno sbaglio o meno. Invece no, non era uno sbaglio, cioè io ho pagato effettivamente una borsa di 10€. Cioè, quante probabilità ci sono di avere una fortuna del genere? Non so neanche se mi si vede, forse mi si vedrà solo la bocca. No, fa freddissimo adesso. Allora, eravamo tornati in camera. Così ci siamo... Ecco, forse così va meglio. Siamo tornati in camera, così ci siamo andati. Io mi sono fatta una bella doccia calda e ci siamo cambiati, vestiti e sistemati. Rilassati un po'. Io mi sono anche addormentata perché comunque stanotte ho dormito un'ora sì e 12 no. Quindi avevo bisogno di dormire almeno un'oretta così. E niente, stiamo andando a cercare un posto dove mangiare qualcosa di molto frugale, Simo? Vabbè, sì, si vede un po' qualcosa di molto frugale. Ci ha consegnato la ragazza della reception un ristorante che è qui vicino, si chiama Lungo la Notte. Sì, non so bene. Lungo la Notte si chiama, buio. E vediamo un pochino se ne vale la pena, altrimenti prendiamo la macchina e torniamo verso il centro e andiamo a vedere, che abbiamo visto fra Corso Genova e Via Torino c'erano diversi localini. No, vabbè, comunque in quelle zone c'erano diversi localini anche carini, sembravano carini. Quindi ora vediamo un pochino come butta la situation. Antipastino, battuta di manzo con olio e limone, molto molto semplice. La vuole anche lei ora? Allora, abbiamo cenato. Non si è mangiato neanche malaccio. Io ho questa frangia che non so nemmeno dove, come deve stare. Come deve stare questa frangia? Facite. Cosa? Come deve stare? Non dove deve andare?
insomma, non mi sta ferma la frangia, non mi sta come deve stare la frangia. È sfrangiata la frangia. Comunque, non si è mangiato neanche malaccio. Cioè, si è speso il giusto per quello che si è mangiato. Beh, alla fine sì, la roba è anche di qualità buona. Perché sì, la roba è anche... una pasta al pomodoro, diciamo, più o meno. Sì, allora, abbiamo preso appunto una battuta di manzo con olio e limone, molto semplice, in due. E in due ci hanno fatto due piatti, cioè... Io pensavamo erano due porzioni, pensavamo... Sì. Avevo detto, ma ne ho ordinata una. No, ma è una divisa. Cioè, fatti conto, era una polpetta grossa quanto un pugno a testa. Non mi voglio immaginare se era un piatto, se la ordinavo solo per me. Bastava solo quella, per vero. Cioè, bastava quella, però non mangiavo altro. E poi ho preso le costolette ragnarole alla scottarito, molto buone, cotte benissimo, cotte perfette e morbide anche, nonostante erano molto sottili. E lui? Un piatto di pasta, un primo, insomma. Sì, un primo. Con pomodoro e prosciutto. Sì, con pomodoro, cognac e prosciutto. Non ho mai sentito il cognac. Perché lo sfumano il cognac. Però non sento. E ora niente, stiamo andando a fare una passeggiata. A prendere un po' di fresco. Sì, perché cioè, sotto zero la temperatura. Io, sì, penso proprio anch'io. Cioè, il ghiaccio sulle mani. Io penso che ora saremo sui -1, -2. Sì. C'ho questo ciuffo Elton John che mi vuole scendere. Che mi vuole sta fermo. Oddio mio. Vabbè, poi così facciamo stancare anche un po' la puzzona. Cucinando un po' di vino, caffè e tutto. Sì, poi abbiamo preso mezzo litro di vino, buono, comunque una bella barbera, e una bottiglia d'acqua e due caffè. E devo dire che si è speso una buona cifra, cioè per la qualità e per la quantità soprattutto, perché era tanta roba. Le persone erano abbondanti, quello va detto. Sì, al personale non le avrei dato due lire. La ragazza tanto, ma c'era, diciamo, il maestro, fra virgolette, non ha mai sorriso, mamma mia, sembrava il figliolo di Zoff. Sapete Zoff, no? Che quando esultava era così, gol. E anche Pirlo. E Pirlo, no, Pirlo, insomma, Pirlo, Pirlo esulta. Pirlo quando c'è da esultare, esulta, ma Zoff esultava così, gol. Basta, quella era l'esultanza di Zoff. Facciamo due passi così, digeriamo. E poi si va a nanna, al calduccio a nanna. Siamo entrati in un bar, in un pub, si chiama Woodstock. Già il nome mi intriga un casino, perché a me il concerto di Woodstock mi è sempre piaciuto. Questa frangia, questa banda qui di capelli, c'è un buco qui nel mezzo. Vabbè. E siamo venuti a bere qualcosa, tanto abbiamo già camminato un po'. Almeno così Kira, quando torna in albergo, dorme. E c'è anche una cosa interessante, perché hanno i cocktails con la birra, e io ne voglio assaggiare assolutamente uno che è a base di spumante e Guinness. Lo voglio assolutamente provare, poi vi faccio sapere com'è. Eccoci qua, allora questo è il mio Black Velvet a base di spumante e Guinness, e questo invece è il cocktail di Simone, come si chiama? Coco Loco. Uno deve assaggiare, perché mi sa anche di goloso e buono. La ciliegina, questa è mia. Vai, prendi. Ma si può vivere con una canina con un musino così dolce? Amore, è stanchissima, povera stellina. È vero, Kira, che sei stanca? Oggi si stanca, amore. Questo è il giardino dell'albergo. Ovviamente ora al buio non si vede, domani ve lo faccio vedere meglio. Qui c'è un coso laser che proietta lì sul muro, tipo stelle di Natale. Questo mi sa che l'ha sentito. Stavo per fare la pipì. Kira, aspetta. Lì c'è Kira, ma non la vedete. E
E lì è dove si, è il ristorante che è dove si dovrebbe andare a fare colazione domani. No, non è nel ristorante, è che è esterno dal, ah, dal posto, dal, dall'hotel. Oh. Siamo in camera. Sono... mi gira un pochinino la testa, ma nemmeno girare la testa. Mi sento le gambe molli. Gira tutta la stanza. E vi beccate Simone a torso nudo. Però... ma sei a torso nudo, se ora si lavi... vedete, è a torso nudo. Vabbè, almeno avete visto un po' di ciccia buona. Oddio, domani è l'ultimo dell'anno, ragazzi. Voglio sapere quali sono i vostri propositi per il nuovo anno. E poi cos'è che gli volevamo chiedere anche, ragazzi? Tenore di vita di Milano e di Roma. Ah, sì. Secondo voi, quale città ha il tenore di vita peggiore? Roma o Milano? Peggiore. Peggiore, migliore, insomma. Dov'è che vivreste più volentieri, fra Roma e Milano? Vostra pura opinione, eh? Non voglio statistiche, non voglio commenti di dati Instat, non voglio nulla. Voglio solo la vostra personale opinione. Se vi dovessero trasferire domani, dove preferireste vivere? Milano o Roma? Fatemelo sapere con un commento qui sotto. Quindi, amore, vieni qua. No, subito, ora, now. Così, te l'ho detto, almeno vedono un po' di roba buona. Vieni. Vi diamo la buonanotte e ci vediamo domani. Se vuoi fare il video anche domani. Sì. Okay. Ci vediamo domani, così vi diamo gli auguri per il nuovo anno. Ciao! Ma si può? Eh? Ma si può vivere con una gallina con un musino così dolce? Amore, è stanchissima, povera stellina. È vero, Kira, che sei stanca? Oggi sei stanca, amore. Questo è il giardino dell'albergo. Ovviamente ora al buio non si vede. Domani ve lo faccio vedere meglio. Qui c'è un coso laser che proietta lì sul muro. Tipo stelle di Natale. Ecco. Questo mi sa che l'ha sentito. Sto per fare la pipì. Kira, aspetta. Lì c'è Kira, ma non la vedete. E lì è dove è il ristorante che è dove si dovrebbe andare a fare colazione domani. No, non è nel ristorante, è esterno dal, ah, dal posto, dall'hotel. Oh. Siamo in camera. Sono... mi gira un pochinino la testa, ma nemmeno girare la testa. Mi sento le gambe molli. Gira tutta la stanza. E vi beccate Simone a torso nudo. Però... ma sei a torso nudo, se ora si lavi... vedete, è a torso nudo. Beh, almeno avete visto un po' di ciccia buona. Oddio, domani è l'ultimo dell'anno, ragazzi. Voglio sapere quali sono i vostri propositi per il nuovo anno. E poi cos'è che gli volevamo chiedere anche, ragazzi? Tenore di vita di Milano e di Roma. Ah, sì. Secondo voi, quale città ha il tenore di vita peggiore? Roma o Milano? Peggiore, migliore, insomma, dov'è che vivreste più volentieri, fra Roma e Milano? Vostra pura opinione, eh? Non voglio statistiche, non voglio commenti di dati Instat, non voglio nulla. Voglio solo la vostra personale opinione. Se vi dovessero trasferire domani, dove preferireste vivere? Milano o Roma? Fatemelo sapere con un commento qui sotto. Quindi, amore, vieni qua. No, subito, ora, now. Te l'ho detto, almeno vedono un po' di roba buona. Vieni. Vi diamo la buonanotte e ci vediamo domani. Se vuoi fare il video anche domani. Sì, ci Ok. vediamo domani, così vi diamo gli auguri per il nuovo anno. Ciao!